sono Charo Segre, sono un'insegnante di italiano per stranieri e sono anche arte terapeuta. E con i miei studenti, loro sono tutti richiedenti asilo e abitano nell'Oltrepò pavese montano, quindi qualcuno di loro abita a 1000 metri in un paesino con 20 abitanti, tutti con un'età media di 70 anni, senza autobus. E siamo in un posto dove fino a 3 anni fa nessuno aveva mai visto un africano. Quindi nelle lezioni di italiano io ho portato le canzoni dell'emigrazione italiana perché funzionava bene sia per insegnare l'italiano a chi non lo sapeva, sia per studiare la cultura e la storia italiana. E allora queste canzoni sono piaciute molto, qualcuno se le è messa nella suoneria del cellulare e hanno cominciato a cambiare le parole un po' per gioco e un po' per una necessità, proprio una voglia di raccontare. E da questa cosa è nato il desiderio di raccontare agli italiani. Abbiamo coinvolto il coro della Comolpa, della comunità montana dell'Oltrepò Pavese, che sono un gruppo di persone che cantano i canti tradizionali, tra cui anche i canti dell'emigrazione italiana. Abbiamo fatto uno spettacolo che si intitolava Siamo sulla stessa barca, quiz e canzoni sulla storia delle migrazioni. Erano 40 di loro più il coro Comolpa, altre 10 persone. Da questa cosa qui abbiamo fatto un piccolo riassunto per cercare di raccontare la vita dei migranti in Italia, con l'obiettivo di far sapere agli italiani che ci sono delle leggi in Italia che non funzionano, perché tantissime di queste persone non avranno mai documenti, saranno clandestini, perché o sei rifugiato e quindi puoi dimostrare che tornare nel tuo paese rischi la vita, oppure non potrai mai avere i documenti. Quindi siamo qua per dire, guardiamoci intorno, ci sono degli esseri umani che hanno voglia di lavorare, perché non integrarli? Grazie. Noi siamo africani, siamo venuti qua per tanti motivi. Qualcuno è venuto perché aveva problemi nel suo paese, qualcuno per cercare una vita migliore. Per venire in Italia ci sono 3 modi, come turista non puoi lavorare, quando 3 mesi finita devi tornare al suo paese, secondo quando una persona ha lavorato e ha contratto di lavorare prima può venire in Italia, terzo quando una persona è rifugiato. Mostrare che quando la persona ritorna al suo paese ha paura di morire o arrestato, anche messo in prigione, tutti è difficile. Tutti aspettare per parlare con commissioni quando loro danno rifugiato. Sì, ma quando loro non danno rifugiato non si può lavorare, non si può andare al medico o ospedale. Quando questo è difficile per noi. Io arrabbiato perché voi italiani tutti uguali a noi. Perché allora? Viene neri, non va bene. Sì. Grazie a tutti, soprattutto grazie alla mia insegnante che si chiama Charo. Abbiamo scritto questa canzone perché abbiamo imparato le canzoni immigranti italiani, quindi anche noi abbiamo cambiato le parole, abbiamo scritto il nostro viaggio che abbiamo fatto e come vivere in Italia anche. In Italia se qualcuno è venuto in Italia senza il documento non può lavorare, non può fare niente, quindi noi siamo tutti esseri umani sono primi esseri umani sono nati in Africa, quindi non siamo venuti per l'invasione, non siamo venuti per rubare il lavoro di italiani, siamo venuti per cercare una vita migliore. Speriamo che verrà un giorno tutti quanti noi lavoreremo in libertà. Grazie a tutti.